queste parole lassù alla luna patata. Le prego facili per me una giampallata. Noi abbiamo scelto di venire qui in Musicultura perché penso che sia importante doversi confrontare con altre persone, con altre culture, con altri stili musicali, quindi noi abbiamo voluto un po' sfidare noi stessi e partecipare proprio per questo motivo. Credo che il confronto con gli altri sia fondamentale per chi fa musica. Noi veniamo dalla Calabria e attraverso il linguaggio musicale vogliamo lasciare un messaggio a chi ascolta delle nostre tradizioni. Lasciamo il messaggio musicale che ci appartiene a una leggenda millenaria che è la tarantella. E noi lo facciamo in chiave moderna, intercambiando lo strumento tradizionale popolare della Calabria con gli strumenti più moderni, attuali, che si utilizzano nella music world. Vediamo il basso elettrico, la chitarra elettrica, una contaminazione tra modernità e tradizione. Più bella, e mo cantamo sta nuova canzone per chi ancora non l'ha capito. E mo canto con barra d'amore, ma dei racconti e leggende su. Partecipare a Musicultura perché vogliamo diffondere la nostra musica e il nostro progetto musicale, quindi ci è sembrata una buona occasione per fare questa cosa. È un luogo, è una occasione dove un gruppo come il nostro, che ci tiene a fare delle cose particolari, questo è l'ambiente giusto. Gli asini migrano in alto, si ferma il vento. Il nostro progetto credo sia un po' il progetto che hanno tutte le band, tutti i cantautori, penso al mondo, quello prevalentemente di diffondere la musica. Non abbiamo, a dire la verità, delle grandi velleità di sfondare, perché siamo, insomma, non sono pochi giorni che suoniamo, non interessa suonare, poi le pagliette, tutto quello che sta intorno a noi interessa relativamente poco, ed è per questo che frequentiamo comunque concorsi di questo livello, perché il concorso è serio e noi cerchiamo di essere seri quanto concorso. Devo dire, mi fa un po' paura che sparare non è mia natura, non son pratico a prendere di mira. Mi scappa di essere felice, malgrado la cornice di tosse, carbone che abbiamo fatto noi. Perché è un concorso per i cantautori, secondo me uno dei più importanti in Italia, dove c'è valore per i testi e la musica. E quindi, e poi sono tutte belle persone, perché già ho partecipato e ho fatto anche il Musicultura Tour, e quindi facendo un mese di tour nelle Marche con loro mi sono trovata benissimo. E quindi ho ritentato. Ma a sud, più a sud del sud, ci sta il cuore della storia che si fa. Vivere, il mio progetto è vivere serenamente, fare una bella vecchiaia e buonasera al secchio, insomma, questo è il mio progetto, la vita. La canzone che si capisce è orizzontale. Sta sdraiata sulla voglia di dormire, di mangiare, di baciare. È una canzone stabile perché non può cadere, non rischia di confondersi ai discorsi in verticale.
cosa vuoi che sia? Un'altra splendida illusione, la capacità. La scelta di Musicultura perché è un concorso serio che mi piace molto e poi spero insomma di poter risuonare allo Sferisterio, che è un teatro bellissimo, perché ho suonato l'anno scorso e sono rimasto molto colpito, e poi perché comunque dà spazio a degli autori e a chi fa insomma musica seria, quindi spero di poter arrivare il più avanti possibile. Non perché io faccio musica seria, però siccome ci sono gli altri che fanno musica seria, quindi spero di imparare da loro. E dentro questo amore cosa c'è? Il mio progetto nasce 5 anni fa, si chiama Romeus, quindi ho pubblicato un album, quindi ora sto lavorando al secondo album. L'anno scorso ho partecipato al Festival di Sanremo Giovani. Insomma è stata una bella esperienza, però ora si guarda al futuro, insomma sto lavorando sulle nuove canzoni, il disco verrà autoprodotto credo, quindi spero di avere la possibilità di averlo pubblicato presto, e poi insieme ai miei musicisti stiamo portando avanti dei progetti paralleli di musica elettronica e di musica più un po' più d'autore insomma. Se avessi delle certezze riuscirei a trovarne forse, se avessi delle risposte. Cantano le cicale, mi rubano il sonno d'estate. Cantano dalla noia, le storie già sentite. Perché è il concorso, ritengo, forse più importante per quanto riguarda la musica d'autore. E me ne sto accorgendo, c'è un'accoglienza straordinaria, un'organizzazione perfetta, vengono apprezzate, viene apprezzato un certo tipo di canzoni e noi proponiamo delle canzoni, insomma, un po' particolari, in toscano, e quindi abbiamo scelto Musicultura perché ritengo, ripeto, questo concorso è il più importante d'Italia. E questo sarà il futuro e la mia vita, con la mia strana voglia di libertà. Il nostro progetto sarebbe quello di fare un CD autoprodotto, meglio se ce lo producono, se si trova qualcuno che ha un po' di soldi e gli piace quello che facciamo, se no altrimenti abbiamo in testa di fare un CD autoprodotto dove abbiamo diverso materiale con canzoni cantate in toscano e il no. Le armi in pugno e uso la forza bruta. Le armi in pugno contro il magnifico messaggio.